A 27 giorni dall'inizio della saga del mandorlo in fiore continua il clima di incertezza e l'assenza di notizie ufficiali sul programma della kermesse e delle eventuali iniziative collaterali. Contemporaneamente però si registra una raffica di commenti provenienti dal mondo dell'imprenditoria e di rappresentanti dei gruppi folk locali. In una lettera aperta alla politica grigentina, il presidente del consorzio turistico Valle dei Templi, Gaetano Pendolino, critica quella che definisce un'umiliante querelle che fino ad oggi ha portato all'annullamento da parte dei tour operators siciliani e non di quei pochi gruppi che avevano programmato di soggiornare ad Agrigento per partecipare agli eventi della sagra. Pendolino fa riferimento anche alle tante sollecitazioni del consorzio turistico avanzate da diversi mesi per avviare un'adeguata programmazione dell'evento, inviti però caduti nel dimenticatoio. La speranza di Pendolino è che la sagra vada fatta, con il contributo di tutti, recuperando al massimo e lavorando sulla comunicazione da effettuare al mercato regionale, cercando di attirare proprio il bacino turistico siciliano, mettendo oltretutto da subito mano all'organizzazione per il 2011. Critiche alla classe politica arrivano anche dall'Associazione Ristoratori di Agrigento. Il presidente Salvatore Collura sottolinea i tanti danni al settore causati dalla mancata programmazione di un evento che rappresenta l'unica valvola di sfogo per l'economia locale nel mese di febbraio. Fanno cerchio attorno al direttore artistico Carmelo Cantone invece rappresentanti dei gruppi folk locali. Per Pietro Arcuri, presidente del gruppo Concordia, il presidente della provincia Eugenio Dorsi ha mostrato disinnamoramento per i gruppi folk agrigentini. Salvatore Carbone, del gruppo I Picciotti da Purtedda, aggiunge che un direttore artistico dovrebbe essere lasciato libero di individuare le migliori strategie per allestire una manifestazione in grado di proiettare l'immagine della città di Agrigento nel mondo intero. Stigmatizza l'atteggiamento della classe politica agrigentina impreparata ed incapace, come si legge nella nota, ad organizzare per tempo la sagra anche il gruppo degli Amici del Folklore Mediterraneo di Agrigento.